Buonasera a tutti, allora siamo qua a presentare altri quattro ragazzi che si sono uniti a noi, a cui diamo il benvenuto. Io direi di dare direttamente la parola a loro, perché tanto è inutile che parliamo noi. Chi comincia? Buonasera, ma direi che abbiamo deciso di iniziare a presentarvi i primi quattro ragazzi, poi per quanto riguarda Masi che è in viaggio da Bari, credo che poi Leo vi darà la data, credo, della presentazione la prossima settimana. Direi che sono ragazzi che ormai conoscete ampiamente, non bisogno di poche presentazioni. Partiamo da Francesco Bolzoni, che conosco dai tempi delle giovanili. Il suo curriculum parla per lui, anche se ultimamente ha avuto qualche problema fisico, ma conosco l'uomo, conosco il giocatore e sono sicuro che ci darà una grande mano. Per quanto riguarda invece Luigi Giorgi, giocatore di grande esperienza, che ha fatto bene, ha fatto anche tanta Serie A, parla per lui il suo passato calcistico, ma soprattutto l'ho sentito molto contento al telefono quando gli ho dato il benvenuto e credo che per lui a 30 anni possa aprirsi un'altra grande esperienza. Marilungo è stato a lungo inseguito sulle autostrade, mi dicono, della CISA. Chiaramente l'anno scorso è andato in Serie A Empoli, quest'anno abbiamo avuto il piacere di portarlo con noi. Erano da giorni che parlavo con Giovanni Sartori, sapete benissimo che abbiamo un legame forte con l'Atalanta, lo conosco da quando era ragazzino e quindi conosco benissimo le sue qualità e tutto quello che ci può dare, perché probabilmente ho già detto a voi che ha caratteristiche che noi in questo momento in attacco non abbiamo. Su Matteo Pessina sono soltanto 150 giorni, adesso scherzo, esagero, ma sono veramente tanti giorni che parliamo di lui. Dopo chiaramente dovrà parlare il campo, ragazzo che conosco da tantissimi anni, che ha fatto il suo curriculum. So che adesso è anche il capitano dell'Under 20, quindi per noi è un ulteriore motivo di orgoglio. Partiamo dal più giovane. Prego. Allora Matteo, come diceva il direttore poco fa, ti ha inseguito praticamente tutta l'estate, no? Ha fatto un pressing a uomo incredibile, nemmeno i centrocampisti avversari ti pressano così. Sì, sì, è vero, però noi ci siamo sentiti forse che era ancora giugno, che sono tornato dai mondiali e la mia intenzione era quella di venire qua. Poi mi ha acquistato l'Atalanta e io dovevo e volevo venire subito qua a inizio luglio, poi hanno deciso di tenermi in ritiro, però io sapevo con la testa che dovevo venire qua perché avevo sentito anche il mister, il progetto mi interessava ovviamente e quindi è stata la mia prima e unica scelta quella di venire qua. Quanto l'anno scorso ti ha fatto crescere Gallo? Molto, molto, perché è stata la stagione in cinque in cui ho giocato di più delle mie tre stagioni, ma mi ha fatto crescere non solo sotto il punto di vista del gioco, ma anche dal punto di vista umano. Ha creato un gran gruppo a Como, sia lui che il direttore, perché hanno fatto un grande lavoro senza una società alle spalle che non era facile. Quindi ha fatto crescere me come ha fatto crescere tutti e poi abbiamo dimostrato di saper giocare bene a calcio e i risultati lo hanno dimostrato. Passiamo a Guido. L'anno scorso, no, come diceva il direttore, stavi per prendere la CISA o comunque non so dove eri, o facevi la 12, insomma, però venivi verso Spezia, poi hai dirottato la macchina verso Empoli. Oh, sì, l'anno scorso ho fatto questa scelta che penso sia una scelta normale, qualsiasi altro giocatore avrebbe fatto, perché c'era la possibilità di venire a Spezia oppure di andare a Empoli che era in Serie A, quindi ho preferito andare in Serie A perché sono un ragazzo ambizioso e voglio puntare sempre al massimo e c'era una categoria di differenza e ho fatto quella scelta. Allora passiamo a Luigi. Tu a Ascolano
fuori rosa ad Ascoli. Quanto ti ha, diciamo, condizionato l'estate questa cosa? Sicuramente è stata l'estate più brutta e complicata della mia carriera, non lo nascondo, sono stato una situazione veramente, veramente assurda e surreale, possiamo dire, però tenuto duro, sono stato in silenzio e fortunatamente l'ultimo giorno di mercato ho chiarito con il mio presidente, perché c'era una situazione, il mio ex presidente, perché c'era una situazione davvero, davvero spiacevole che a livello umano non era neanche giusta, e lui ha capito, ci siamo chiariti e per questo, di questo sono contento, e mi ha dato anche una mano per poter venire qui a mettermi in gioco e arrivare in una società comunque ambiziosa come questa, e quindi si è risolto tutto per il meglio e sono davvero felice. Come mai, diciamo, qual è stata la scelta che ha fatto il presidente precedentemente nei tuoi confronti? No, io questo sinceramente non l'ho capito, cioè, ci sono state valutazioni che vanno, penso, oltre il fatto tecnico, hanno riguardato me e altri tre ragazzi, e, insomma, lo zoccolo che è duro che degli ultimi due anni, e poi sicuramente non è stata gestita nel migliore dei modi, però io comunque... Da qui sono, per l'ultima volta, voglio ribadire il fatto che comunque, essendo ascolano, è stata davvero dura, e ai miei ex compagni da capitano auguro comunque il meglio, perché il mio pensiero va sempre a loro e a nessun altro. Grazie. Tu invece, diciamo, hai avuto questo infortunio grave, poi in questi anni hai cercato di recuperare. A che punto è, diciamo, è più una questione mentale, fisica, insomma? L'anno scorso hai fatto poche partite, cos'è successo? Ma no, ho avuto questo infortunio grave che ormai sono passati più di due anni, quindi l'anno scorso ho avuto qualche acciacco, però diciamo che nel girone di ritorno alla fine qualche presenza, quasi tutti da titolare, l'ho fatta. Fisicamente adesso sto bene, mentalmente benissimo, perché avevo voglia di cambiare e soprattutto di trovare una società come questa, quindi spero di fare del mio meglio. Mario, cominciamo da Pessina, le tue caratteristiche tecniche, in particolare nel 3-5-2, dove ti potresti idealmente collocare? Ma l'anno scorso col mister ho fatto per lo più la mezzala destra, lui piace giocare con giocatori a piede invertito, quindi io che sono un mancino mi faccio giocare a destra, però mi ha fatto giocare anche diverse partite come mediano davanti alla difesa, e devo dire che mi trovo bene in tutti e due i ruoli. Come mezzala posso inserirmi di più, posso andare a far gol, posso attaccare gli spazi, cosa che mi piace, quindi forse prediligo quella posizione. Stessa domanda un po' a Marilungo nel 3-5, ecco, tra l'altro anche un pochino nel discorso della collocazione nel 3-5-2, è diciamo il tuo ruolo ideale, oppure in uno specchio tattico magari prediligevi più il 4-3-3, cosa che Di Carlo era un tuo estimatore a riguardo? No, penso che sia, non faccia molta differenza, perché ormai negli anni ho fatto un po' tutti i ruoli, ho fatto sia la prima punta nel 3-5-2 che nel 4-3-3, sia la seconda punta, l'ho provato un po' di tutte, diciamo, quindi penso che non ci sia molta differenza, l'importante è come gioca tutta la squadra, diciamo, poi il ruolo è indifferente. Riguardo, ho visto un pochino nel tuo curriculum, però non sei un giocatore che ha realizzato tanti gol, sei più un giocatore che magari più da assist. Oh, no, non lo so, spero di far tanti gol, poi io gioco sempre a cercare di vincere le partite, poi se faccio gol io o mio compagno è indifferente. Oh, wow. Ecco, anche te, le tue caratteristiche un attimino tecniche, come ti collochi, insomma, nella nuova squadra? A livello, sappiamo bene che Gallo proporrà il 3-5-2, qual è la tua impronta che vorrai dare? Sicuramente negli ultimi anni ho fatto la mezzala destra e sinistra, in passato ho fatto più l'esterno di un 4-4-2, poi sono diventato una mezzala,
ma soprattutto quando ero in Serie A ho fatto parecchie partite da quinto, quindi penso che di essere a disposizione se servirà dove lo richiede il mister, ecco, quindi su questo non c'è nessun problema. Solita domanda naturalmente. Vabbè, io ho giocato quasi sempre 4-4-2 fino a 23 anni, quindi nei due, e poi dopo sempre mezzala destra, un centrocampo a tre e ogni tanto davanti alla difesa, quindi diciamo che le ho fatte un po' tutte. Al direttore Andrissi, un po' gli acquisti degli ultimi giorni presuppongono anche la possibilità di cambiare modulo, perché insomma forse c'è una varietà maggiore in questo momento e anche forse per caratteristiche ed esperienza ci sono giocatori che forse possono darvi una mano, insomma, a variare tatticamente. Direi che è centrato, nel senso che volevamo dare all'allenatore la possibilità di avere più soluzioni, di avere più caratteristiche all'interno di tutti i reparti e di dare a lui la possibilità di poter cambiare anche il sistema di gioco. Dal primo giorno abbiamo detto che il sistema di base è il 3-5-2, però non vogliamo fossilizzarci, sicuramente saremo pronti anche a eventualmente cambiare il sistema e i numeri dei reparti. Tra l'altro abbiamo tanti giocatori duttili. Tra l'altro poi vabbè, ci sarà la presentazione di Masi, ma Masi è un giocatore che come difensore ha altre caratteristiche rispetto agli altri che abbiamo. Tra l'altro un altro capitano, ne abbiamo tanti quest'anno, credo che sia un valore aggiunto sia in campo che soprattutto nello spogliatoio. Invece una domanda a Luigi Micheli riguardo alla cessione di Chaudon, che insomma forse non tutti si aspettavano, si dice adesso sia stato il giocatore a chiedere la cessione, insomma qual è la posizione del club, come la racconta, insomma quanto ha pesato la scelta tattica rispetto anche quella economica o di ambientale? Ascolta, io penso che è il momento di sfatare il discorso sempre della parte economica, perché come ha detto mi sembra anche Gabriele Volpi quando eravamo a Pontremoli, si tratta di spendere meglio, non spendere meno, ma perché spendiamo meglio. Cioè sono arrivati giocatori che gli altri anni avremmo pagato molto di più, ma non per incapacità di chi ci esce, assolutamente. Quest'anno ci sono delle condizioni di mercato diverse che ci hanno permesso di arrivare a giocatori che gli altri anni avremmo pagato molto, molto, molto di più. Per quanto riguarda Chaudone la cosa è molto semplice, mi ha chiamato Corvino, se non mi ricordo male, che è il procuratore di Chaudone, mercoledì, mentre io arrivavo a Milano, chiedendomi se Daniele era un giocatore incedibile. E io gli ho detto che per noi era un giocatore incedibile, come aveva già detto il buon Andrissi. Il giovedì abbiamo chiuso per Giorgi, ci è capitata l'occasione di chiudere con Giorgi, era un giocatore che era nei desideri dell'area tecnica e per correttezza io personalmente ho avvertito Corvino dicendo guarda che abbiamo preso un altro centrocampista, per noi il ragazzo può rimanere tranquillamente con noi se la gioca con gli altri centrocampisti. A quel punto c'è stata una trattativa abbastanza diretta tra il procuratore e il Novara e siamo arrivati poi ieri sera alle 10:30 a chiudere, abbiamo dato la possibilità al ragazzo di uscire, ma non, cioè, penso che ora sempre il discorso economico c'è qualcosa che non torna, ecco. Anche perché abbiamo preso giocatori tipo Masi e tipo Marilungo che abbiamo inseguito l'anno scorso in maniera forte, quindi non. Se poi quest'anno siamo riusciti a prenderli spendendo meno, è il mercato che determina i valori in quel momento. Faccio
faccio una domanda a Giorgi, giusto per non a te per una forma di discriminazione, ma perché sei abituato a lottare per la salvezza, almeno negli ultimi due anni ad Ascoli, anche perché ce lo ricordiamo, una l'avete ottenuta proprio qua al picco, un po' sul filo di lana, anche qua insomma l'obiettivo dichiarato è la salvezza, l'obiettivo minimo diciamo. Secondo te invece, per i giocatori che sicuramente conoscerai per esperienza, per aver militato tante volte in Serie B, vedi gli elementi anche per fare qualcosa di più? Sì, io diciamo negli ultimi anni quando sono tornato ad Ascoli c'erano all'inizio altre prospettive, poi le stagioni vanno, insomma il calcio è imprevedibile, quindi sono stati due anni sofferti ma dove siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Io ho fatto solo un allenamento ma conosco, avendoci giocato, tantissimi dei ragazzi che sono qui e già dalla qualità di stamattina non sono uno che si sbilancia perché se in piazze calde ero una piazza calda, arrivo in un'altra piazza calda, mi piace essere sempre una persona realistica. Sicuramente il campionato deve ancora iniziare ma ci sono i presupposti e anche il livello tattico, tecnico e umano per poter fare qualcosa di buono. Poi sarà il campionato a deciderlo, ma di certo l'importante è mantenere l'umiltà. Penso che quando la squadra e la società dica la parola salvezza, lo dice per mantenere sempre un livello di umiltà professionale che è fondamentale in un campionato del genere, che non si rischia anche di fare brutte figure. Però sarà il campionato insomma a dire quello che potremmo dire e fare. Io volevo fare una domanda subito a Luigi Micheli. Avete fatto due mercati praticamente, uno valutabile secondo me in maniera molto positiva e buona prima degli ultimi giorni e poi un mercato dopo che è ancora invalutabile però che è stato dettato da situazioni mi sembra anche tecnico-tattiche, cioè probabilmente da quello che si capisce fuori la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo e quella con il Palermo abbiano come aperto una finestra cercando altre soluzioni. Andrisi stesso ha parlato di dare a Gallo delle possibilità diverse di cambiare modulo. Siete contenti di quello che era stato fatto però nella prima parte o cioè questa non è una correzione, questa è la domanda, questa non è una correzione sulla prima parte di mercato? Noi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto prima di tutto perché abbiamo dato un segnale importante al sistema, che a Spezia non si viene più a svernare, a Spezia non si pagano cifre per mandarvi i giocatori e quindi questo era un segnale che noi dovevamo dare. La seconda parte di mercato è stata decisa in collaborazione con l'area tecnica per dare appunto, come ho detto prima Drissi, la possibilità di rafforzare ulteriormente la squadra e di vedere se riusciamo a fare qualcosa di più di quello che è l'obiettivo minimo che abbiamo sempre detto. Perché noi quest'anno ci è stato detto che dovevamo essere chiari da tutti, stampa, tifosi, siamo stati chiarissimi. Noi dobbiamo fare 51 punti, valorizzare e procedere col progetto. Per questo non vuol dire che non abbiamo ambizioni, abbiamo tutti le ambizioni, ce l'hanno i calciatori, ce l'ha la società, ce l'ha la proprietà. Mi sembra che la rosa che è stata allestita sia una rosa importante, poi come ha detto giustamente prima lui, il campo è sovrano. Quando parli di segnali, quando parli di progetti, sì. Una domanda un po' capziosa, cioè sei convinto che la percezione vada raccolta anche dai giocatori, non solo dalla piazza, dalla stampa, dalle componenti, cioè i giocatori, diciamo la squadra, ha percepito i segnali che voi avete dato, cioè la compattezza? Noi ai ragazzi chiediamo solo serietà e impegno e questo è fondamentale. Secondo me l'anno scorso c'è stato qualche problemino e vogliamo che non si ripeta più. Chi non è d'accordo col nostro progetto può tranquillamente venire in sede e noi lo sistemiamo. Prima ci veniva imputato che prendevamo le figurine, che strapagavamo i giocatori, che pagavamo i giocatori per mandarli via. Stiamo facendo le tre cose che ci hanno chiesto, spero che la gente sia soddisfatta. Quando arrivavamo a Spezia, quando tu andavi a parlare con un procuratore Armando, come minimo, ti chiedevano il 50% in più di quello che prendevano dalle altre parti. Oggi abbiamo speso, secondo me, il giusto, prendendo dei giocatori forti. Non sono io che lo devo dire se sono forti, perché io non ci capisco un cazzo. Sono i tecnici che mi devono dire se sono forti. E io penso, mi dicono che abbiamo preso
uomini e giocatori forti. E questo secondo me è fondamentale, fare un gruppo. Ripartiamo con tanti innesti nuovi, ci vuole pazienza, però pensiamo di che stiamo costruendo qualcosa. C'è una coda, ancora qualche giorno bisogna soffrire, ancora una coda di mercato. Cioè, la questione ad esempio è legata a Cisotti e Scechilazze, che scelgono praticamente di rimanere ai margini della rosa. Cisotti e Scechilazze sono fuori rosa. Questo ve lo posso confermare. Ma lo sapevano prima della decisione o...? Lo sapevano da un mese, che se non andavano via hanno rifiutato entrambi dalle 6 alle 7 uscite, quindi a quel punto lì la società ha deciso che non va in lista. Vengono pagati regolarmente, si allenano regolarmente, come prevede il contratto. Però un giocatore che mi rifiuta 6 destinazioni, di cui una squadra che ieri sera è venuta fuori, mi sembra, per Scechilazze, che fa l'Europa League. Cioè, ho capito. Una squadra ieri sera ha chiesto Scechilazze che fa l'Europa League. Lui ha chiesto, non ne vuole sapere, e quindi lui sa benissimo, gli è stato spiegato bene, e vado oltre. Cioè, stanno qua fino a giugno, eh? No, se vogliono andare via rescindono. Invece cosa vuol dire? Vabbè, abbiamo fatto il contratto e lo rispettiamo. Eravamo tutti d'accordo quando abbiamo fatto. Io che la pistola non viene messa né alla testa della società quando firma i contratti né nella testa dei calciatori. Sarebbe ora che entrambi le parti rispettassero i contratti. Per Datkovic ci sono solo problemi burocratici o anche lui? Datkovic lunedì esce, il mercato su altri paesi è aperto. Abbiamo già raggiunto l'accordo e Datkovic esce. Lasciando perdere Gilardino, che mi pare un binario morto. Perché? Allora chi è vivo tra Diamanti e Gilardino? Io non so se Diamanti e Gilardino sono vivi. Se c'è la possibilità di prendere un giocatore che ci può fare, secondo l'area tecnica, un salto di qualità, la proprietà è pronta a fare un sacrificio, come hai già detto in tempi non sospetti. Ci devono essere possibilità di prendere, non è un problema economico, è un problema se i giocatori che vorremmo prendere vogliono venire a Spezia. Se vogliono venire a Spezia non è un problema economico, tengo a ribadirlo. Visto che ripassa di qua, c'è una domanda di nuovo a Micheli, mi è venuta in mente. Come lo definiresti questa annata? Cioè, è un'annata sicuramente di rifondazione, perché avete cambiato veramente tanto e in maniera significativa sul mercato, ma insomma, un'annata di trapasso, se dovessi dare una definizione a quello che state costruendo anche per il futuro, ovviamente. È un'annata normale, dove abbiamo messo dei paletti ben precisi, sia all'interno nostro che all'esterno. Un attimo solo. Luigi. Ma stiamo presentando i giocatori. Vabbè, un attimo. Scusa, ritornando un attimo alla domanda che ti ha fatto Armando, cioè sul discorso di questa classica ciliegina sulla torta, Diamanti, Gilardino, oppure c'è anche un altro pezzo? Io non faccio nomi, io vi dico, se l'area tecnica ritiene che c'è la possibilità di prendere un giocatore, e questo giocatore viene, vi ripeto, la proprietà non ha problemi a fare sacrifici economici. Sfattiamo, continuiamo a leggere, io continuo a leggere su alcune testate, che è un problema di dimensionamento di costi. Si tratta, come ha detto il patron, cerchiamo di spendere meglio. Ci sono tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. Certamente non vado a prendere Ceravolo a 4-5 milioni di euro. Però allora ti pongo questa domanda. Sì. Diciamo che nell'ambito del mercato, però, qualche piccolo sforzo non è stato fatto. Cioè, mi spiego meglio, un piccolo sacrificio al momento non è stato fatto. Sono stati rispettati rigidamente i parametri stabiliti dal club. Non si è andato oltre. Ma non capisco i parametri. Ti ripeto, se io prendo Andrissi, che l'anno scorso voleva 100 lire e oggi lo prendo a 50, non è che non ho fatto un sacrificio, sono riuscito, ma perché le condizioni di mercato sono diverse, perché probabilmente hanno capito che a Spezia non ci sono più presupposti di una volta. Ma non è che dipende da me, io sono una piccola pedina, dipende dalle direttive che vengono date.
che c'ero anch'io l'anno scorso, quindi non è che non c'ero l'anno scorso. Scusate. Con Andrissi alla presentazione del campionato lui fece questa osservazione: infortuni e nazionali possono metterci a dura prova a dicembre, quando ci sarà proprio il momento critico. Ora avete fatto le operazioni, insomma, di mercato fino alla chiusura del mercato, così obiettivamente la squadra appare comunque diciamo coperta nei ruoli fino all'attacco estremo, dal mio punto di vista. Forse anche i colleghi stuzzicano perché c'è questa forse questo squilibrio rispetto ai ruoli portieri, difesa, centrocampo e tre quarti, che in zona realizzazione forse numericamente, considerando anche i fuori rosa ultimi detti, siamo un po' pochi. No, ne abbiamo Granoce, Forte, Soleri, Occhereche, Marilungo, Mastino, volendo sono sempre tanti. Ma noi, la domanda calzapennello, ad esempio, prendere Masi, non prendere Masi. Calcolate che già domani, giochiamo di domenica, domenica sera, su 6 centrali ne abbiamo 3. È una cosa che già l'anno scorso con Gallo stavamo valutando, poi eravamo in una situazione talmente imbarazzante che non potevamo prendere niente proprio per motivi di legge del Tribunale di Como. Però quando hai 5 centrali basta un raffreddore, una squalifica e ne hai 3. Addirittura a volte siamo stati costretti a giocare a 4 dietro, cioè con 2 centrali, perché non ne avevamo di più di 2. Ora, per un campionato così denso, mi ricordo benissimo, e c'ha ragione Guerra, a dicembre credo che avremo, correggetemi, 6 gare ufficiali, l'ultima il 31 a Parma, e credo che arriveremo, insomma, tutti, non solo noi chiaramente, con un campionato impegnativo, e quindi è fortemente impegnativo, quindi credo che sia la 21esima partita al 31. Ora, visto che è il mese di dicembre, calcolando che abbiamo tanti ragazzi nelle varie nazionali, fa piacere, calcolando la competitività di questo campionato, è chiaro che abbiamo optato ad esempio per un centrale in più. Poi ripeto, io non lo so quanti saremo alla fine, perché comunque c'è ancora la possibilità di fare mercato, di fare inserimenti alla fine, diciamo, parliamo della chiusura di tutti i mercati o di prendere un giocatore che non è sotto contratto, però credo che con questa rosa, calcolando che anche il discorso del centrocampo, anche lì abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo mandato Aue e Bastoni a fare esperienza. Io chiamo tutte le settimane i giovani che sono in prestito a giocare, come ad esempio Antezza, che ha fatto gol con Renate, Crocchianti, che ha giocato titolare con la Reggiana. Cioè, non abbiamo solo i giocatori della rosa, seguiamo anche tutti gli altri ragazzi che sono in prestito. Quindi abbiamo fatto una valutazione per questi ragazzi di dire 30 gare alla Juve Stabia, 30 gare al Trapani e prendersi una maglia allo Spezia. Questo è l'obiettivo. Faccio l'ultima domanda, poi passo. Allora, una a te, una a Luigi. Prego. Prima, se penso che sia implicita, se ritieni che dopo questi 4 colpi, 5 con Masi, se la squadra abbia un livello tecnico più elevato e quindi in grado di raggiungere con tranquillità la salvezza. E a Luigi voglio chiedere se l'obiettivo quest'anno è chiaramente dichiarato la salvezza, ma in prospettiva per i prossimi anni se ci sarà poi alzare l'asticella. Allora, l'obiettivo, io ho sempre detto, è il mantenimento della categoria. Con i neoacquisti credo che abbiamo, come vi ho detto alla prima conferenza stampa, preso una forte dose di umanità, e quindi io scelgo prima l'uomo poi il calciatore, e non ho il minimo dubbio dei ragazzi che sono arrivati. Anzi, sono molto contento. Però devo fare una risposta un pochino lunga, perché adesso ho 2 mesi abbondanti di Spezia e ho trovato purtroppo all'interno della rosa tanti ragazzi che comunque voi sapete meglio di me, ogni giorno c'era la possibilità che potessero uscire. Quindi tutta l'estate, e voi avete scritto fiumi di parole, giustamente, perché molti, sapete benissimo che appena arrivato ho incontrato subito Migliore, poi c'è stato il discorso di Piccolo, tanti ragazzi che per mille motivi avevano
probabilmente o la possibilità di andare in Serie A o altre squadre di Serie B, altre trattative importanti. Questo secondo me non è stato un bene chiaramente per noi, non dico nulla con i giocatori assolutamente, con i quali ho uno splendido rapporto, però la cosa che dicevo ieri al Presidente, al Vicepresidente e a Luigi Micheli è che in questo momento sono contento del fatto che ho sentito dei ragazzi fortemente motivati di venire a Spezia. Probabilmente si era chiuso anche un ciclo, probabilmente si era chiuso anche un ciclo con tanti ragazzi e credo che sia bello sentire anche da un giovane come Pessina che lui non aveva il minimo dubbio che sarebbe venuto a Spezia, anche perché Matteo aveva probabilmente 20 richieste. Io in tutti questi ragazzi ho sentito una forte motivazione, ecco, questa è la speranza. Poi credo anche che, cioè voglio dire, la società è stata chiarissima dal primo giorno. Qui dobbiamo capire che per ottenere il minimo obiettivo dobbiamo essere tutti compatti e uniti. E lo diciamo tutti i giorni nello spogliatoio. Poi ci vuole uno spogliatoio di uomini. Luigi ha fatto il capitano, credo anche Francesco. Marilungo, non lo so, ma tra un po' lo sarà anche lui. Pessina è già capitano dell'Under 20. Sapete che ne abbiamo presi altri. Abbiamo bisogno di uomini veri per affrontare un campionato lungo e difficile. Penso che abbia detto già tutto Gianluca. L'obiettivo minimo chiaramente è il mantenimento della categoria. Vediamo poi nel proseguo cosa succede. Io penso che abbiamo un'ottima squadra, però ti ripeto, non sono un tecnico. No, ma la mia domanda è proprio diversa, cioè in prospettiva dei prossimi anni, se c'era diciamo una crescita nei progetti, nei programmi di alzare la spicciata. Ma i progetti sono questi. I progetti sono questi, sei ragazzi del settore giovanile nella rosa, penso che non ne abbia nessuno. Tutte le nazionali c'è un ragazzo dello Spezia Calcio. Questo è il progetto della proprietà che fu fatto in tempi non sospetti. Quindi dobbiamo sviluppare questo progetto, abbinare giocatori di esperienza con far crescere i nostri ragazzi, perché questo è il futuro dello Spezia almeno, ma penso di tutti, perché è insostenibile se no fare dei campionati importanti. Ci arriviamo sicuramente con i nostri e con l'aiuto dei ragazzi che arrivano. Da questo punto di vista ti faccio l'ultimissima domanda: siete un po' delusi dei 4.200 abbonati, cioè di aver abbassato la quota? Assolutamente no, noi li dobbiamo ringraziare i 4.200 abbonati e li ringrazieremo sempre. Poi se qualcuno ha deciso di non fare l'abbonamento o di farlo, questa è una scelta personale, ci mancherebbe altro. Abbiamo dato una frastagliata ai regali, abbiamo dato una piccola frastagliata, abbiamo dato un po' una sistemata, c'è un po' l'abitudine a chiedere l'omaggio, abbiamo deciso di dare un po' una calmata, ecco. Ma non è questo, io ringrazio tutti, sia chi fa l'abbonamento, sia chi viene a vedere la partita e paga il biglietto, e chi paga il biglietto può criticare, è giusto, ma mi dispiace quando critica chi non paga, questo mi dispiace veramente. Grazie.